Luca Maria Chenet, presidente dei commercianti di Bassano, oggi conferenza stampa con gli associati, quindi insomma sono volate parole abbastanza insomma, importanti, ecco, più che pesanti. Parliamo ancora di Tares, quindi è stato parlato un po' di una class action che dovrebbe avvenire a breve proprio per far sentire la voce ancora. Stiamo valutando l'ipotesi di fare una class action nei confronti del Comune come categorie economiche che sono state danneggiate da questa applicazione, di questa non modularità, che è stata modulazione che è stata applicata, e quindi stiamo verificando. Inoltre c'è l'aspetto dell'anticostituzionalità perché non è stato applicato l'articolo 53 della Costituzione italiana e questo ci preoccupa molto. Ecco, lo ricordiamo, l'articolo 53 che riguarda? Riguarda la proporzionalità e la possibilità di pagare in modo proporzionale le tasse per quello che è stato generato in termini di fatturato di lavoro. Ecco, sappiamo che ETRA è quell'azienda che gestisce un po' i rifiuti, l'acqua per quanto riguarda il comune di Bassano. È stato parlato molto di ETRA oggi. Sì, oggi abbiamo parlato molto di ETRA perché il bilancio di ETRA che presenta il comune è di circa 5.800.000 euro. Questa cifra è una cifra che in questo momento è incontrollabile, secondo me nemmeno in comune sanno perché viene generato questo numero, perché non ha delle proporzioni che non ci spieghiamo, a fronte anche di una qualità del servizio che a nostro avviso non è adeguata e non è equiparata, perché se noi abbiamo ancora i rifiuti in centro storico alle 11 del mattino nessuno andrà mai a contestare e non trovo corretto che siano i cittadini, i singoli cittadini che vanno ad ETRA a protestare. Secondo me dovrebbe esserci un organo di controllo, comunque probabilmente c'è ma non fa il proprio dovere, per andare a controllare quello che effettivamente viene fatto e che ci costa, ripeto, 5.800.000 euro. Ecco, sappiamo quindi che voi volete, avete già dato mandato a dei professionisti perché diventino un organo di controllo, è vero? No, diciamo che l'organo di controllo va non tanto a lavorare nella qualità del servizio, ma va a lavorare nella superficie in metri quadri di ogni singola attività, perché già da delibera comunale il Comune ha ammesso che non conosce l'entità effettiva dei metri quadri di attività produttive che ci sono a Bassano, cosa che non mi spiego cosa succede, però succede. Quindi insomma c'è un pool di professionisti al vostro fianco? No, la cosa incredibile è che una società che faceva consulenze per conto dei comuni, rendendosi conto di quante anomalie c'erano nei calcoli della Tares per i comuni, si è offerta alle associazioni di categoria per questo tipo di servizio. È una realtà di Brescia che si è offerta gratuitamente, ripeto gratuitamente, a svolgere questo tipo di servizio. La loro retribuzione, chiamiamola così, avviene sulla base di quei risultati, o meglio quel 50% dei risultati che riescono a portare a casa. E quindi avverrà anche un controllo a tappeto sul bassanese? Probabilmente sì, per chi ha comunque delle anomalie, ha delle problematiche, verrà fatto. E quindi questo però sempre che parte dai commercianti di Bassano. Sì, noi siamo sempre stati particolarmente attivi per il bene della città. Questo ci sembra un male della città e quindi dobbiamo fare in modo che ritorni un bene della città.